della moda internazionale, grandi. Che ruolo può avere Parigi oggi con la Maison Valentino nella tua storia personale e professionale? Ho messo insieme lo show in un ufficio che non è un ufficio, ma è un luogo, casa, uno spazio meraviglioso che appunto è stata l'eredità di chi appunto ha messo insieme quella meraviglia che noi chiamiamo Valentino, quindi il lavoro affettuoso di appunto Valentino e Giammetti che hanno fatto un pezzo di storia, quindi diciamo che io sono stato immediatamente sedotto. Amo Parigi, mi piace, io dico sempre che Parigi è la nipote di Roma, quindi sono molto felice. Io perché il primo giorno che sono entrato a lavorare lì sono andato in archivio a vedere cosa c'era, ero troppo curioso e ho capito che c'era una cosa che accomunava forse, anche se probabilmente molto molto diversi, io e il signor Valentino, il fatto che toccando quello che lui ha fatto per anni e anni e anni, ho come capito che lì dentro si c'era intrappolato la vita che rifiutava in qualche maniera di pensare alla morte. Sappiamo quanto tu sia un designer visionario, apprezzato da tutta l'industria, da tutto il nostro sistema. Che cos'è che ti ha fatto scegliere proprio Valentino? Mi sembrava intanto una scommessa molto diversa dal mio lavoro precedente. Mi sembrava un posto abbastanza unico. Ho pensato che non ce n'era un altro uguale, almeno in Italia, forse anche in Francia. Insomma, attenzione perché no? È un territorio molto fragile quello della moda, perché è gassoso e quindi tutti vogliono agganciarlo, toccarlo, fare scommetterci sopra, produrre tanti soldi, però è un oggetto, a differenza di altri business, dove insomma il petrolio lo estrai, lo metti in un serbatoio, sta lì. Se non ti comporti bene si infiamma anche. Cioè la moda dove la metti? Come la estrai? Chi l'ha mai toccata? Non si sa qual è, non, sì, però non si sa cos'è, perché tutti questi si mettono intorno ai tavoli ma non ce l'hanno lì, non sanno neanche che forma ha, sì, magari è una scarpa, è un video, è un pezzo di una gamba, è una campagna pubblicitaria, è un po' come il cinema. È roba che non si gestisce facilmente, quindi chi la intrappola, chi la vuole mettere nel serbatoio come il petrolio, la distrugge. Adesso vedo delle cose bellissime, sono stato in negozio e sono molto felice, ci sono delle cose belle, delle cose che spero che significhino qualcosa per le persone, che... Camminiamo in punta di piedi su specchi che si infrangono sotto il peso del nostro incedere. Rileggo queste parole che sono poi al manifesto della tua sfilata. Beh, il limite è anche bello, nel senso perché il limite appunto ti suggerisce un'idea di percorso, noi siamo fragili e abbiamo bisogno di tante cose per sopravvivere, no? Siamo creature difettate, nel senso buono del termine, siamo assorbenti, abbiamo capacità di sentire così tante cose e quindi viviamo sempre sull'orlo, terrorizzati, non sappiamo niente di noi, di quello che saremo, che siamo, quindi a me questo lavoro ha molto aiutato, moltissimo. Grazie.